Oh, finalmente rieccoci. Allora, cosa è successo? Sono mancata tipo una settimana e mezzo, due, perché ovviamente, insomma, come vi avevo spiegato nei video precedenti, io a casa ho lavori in corso ed è stato veramente un casino. E poi, giustamente, con un bimbo piccolo, insomma, pensare a una cosa e l'altra, pulire, è passato, insomma, tanto tempo. Quindi oggi finalmente vi faccio il video sui prodotti terminati. Prodotti terminati però sia di aprile che di maggio. Quindi li ho dovuti unire perché ovviamente essendo che non avevo tempo per filmare ho rimandato ad oggi. Quindi oggi finalmente il video e voglio iniziare subito. Quindi come detersivo per i capi ho terminato questi due che sono entrambi dell'ACE. Questo è per è il classico e questo invece per i capi colorati. Entrambi lavano veramente alla perfezione, mi piacciono tantissimo, hanno dei bei profumi freschi e soprattutto questo qua colorato veramente protegge i capi, i colori, ottimo, io veramente ve li consiglio, mi trovo veramente benissimo con questi. Allora, come ammorbidente invece ho finito questo qua di Vernelle. Allora, qua cosa dice? Dice 8 settimane di profumo più intenso, formula freschezza attiva e in particolare questo fa parte della linea Aromaterapia Segreti di Sensualità e questo è all'olio di zenzero e rosa. C'è il profumo, ragazze, è veramente spaziale, bellissimo. Vabbè, in questo caso dice 8 settimane, però cioè, non è che dura 8 settimane. Dura 8 giorni, sì, una settimana percepite sempre il profumo. Cioè, pensate che io comunque ho lavato le lenzuole e ho messo questo ammorbidente, quindi io per una settimana percepivo, si sentiva quindi il profumo di questo ammorbidente, quello sì. Che poi vabbè, dicono 8 settimane, cioè 2 mesi. Una persona non è che non lava un capo, un qualcosa per 2 mesi. No, però. Cioè, sì, una settimana lo percepite, mentre invece con altri magari sa, cioè dopo 2 giorni già il profumo scompare e va via. Quindi io ve lo consiglio perché è un profumo, ripeto, spaziale, bellissimo e dura, lo percepite quindi per parecchi giorni. Ammorbidente terminato è questo qua della Fabuloso. Questo è Freschezza di Lilla, è sempre un ammorbidente concentrato e 30 lavaggi. Questo pure mi è piaciuto tantissimo, però rispetto al precedente, quello di Vernelle, questo ha un profumo un pochettino più delicato, mentre invece l'altro era più intenso. Questo è un po' più delicato, bellissimo perché veramente sa di fresco, di fiori, però è molto più delicato. Quindi sì, mi è piaciuto anche C'è questo. Sapone per le mani, ho terminato questo della Neutro Roberts e alla vaniglia addolcente. Bellissimo, un profumo veramente di vaniglia. Se vi piace la vaniglia, provatelo perché è troppo, troppo, troppo bello. Non si può spiegare, lo dovete provare. Però, ovviamente, se vi piace la vaniglia, se la vaniglia non vi piace, vi potrà risultare stucchevole. Quindi, attenzione, se vi piace la vaniglia, correte a comprarlo, altrimenti no. Prodotti invece per la lavastoviglie, ho terminato questi due, sempre della Finish. Sapete che a me piace tantissimo questo marchio. Questa quindi è la polvere per lavare e questo invece è il brillantante. Dico una cosa, a me non piacciono quelle le tavolette, quelle che dicono tutto in uno, quindi che c'è il detergente, c'è il brillantante. A me piace usare quindi questi prodotti separati. Quindi io come detergente uso la polvere. E il brillantante quindi lo metto io a parte ed è questo qua. Uso questo qua che dice brillantezza e protezione, vabbè, il colore blu, quello neutro, altrimenti qui c'è anche quello al limone che è tipo giallo, lascia una freschezza, un profumo in più quindi di limone. Però come prodotti, ragazze, bellissimi. Ottimi, cioè lavano veramente bene e questo brilla veramente bene, non vi lascia sui bicchieri, non vedete aloni bianchi o quant'altro.
veramente bicchieri belli, trasparenti, puliti, brillanti, ottimi. Invece come prodotto, come prodotti che uso per spolverare, ho finito questi due. Allora, questo è il classico pronto legno, quindi a spray. E, niente, mi piace tantissimo perché lascia i mobili belli, puliti a lungo, un profumo bellissimo. Infatti, a me piace molto il profumo classico del pronto. Ottimo, questo lo compro e lo ricompro sempre. Questi qua invece sono della Swiffer, si chiamano i Swiffer Duster. Praticamente hanno la bacchetta e poi c'è il panno. Vi danno all'interno ci sono tre panni, quindi ricambiabili. Allora, questo prodotto io non lo conoscevo, non l'avevo mai provato. L'ho provato quindi perché ho pensato. Magari una volta a settimana, quando mi spolvero i mobili, potrei anche spolverare i lampadari. Come fare? Perché ovviamente, insomma, stare lì, no? Cioè, è difficile. Mentre con questo, ragazze, ottimo, facilissimo. Cioè, tiene quindi sta bacchetta, voi zac 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 passate quindi facilmente attraverso i vetri. Magari io in particolare ho i lampadari, soprattutto quello della camera da letto e quello del salone, che hanno tipo un fiore, ogni lampadina ha un fiore di vetro lavorato al di sopra, quindi sono un po' più complicati, mentre con questo è veramente semplicissimo e facilissimo. In questo modo, ovviamente, una volta a settimana potete farlo e avere sempre lampadari belli, puliti e splendenti. Ottimo! Quindi, se anche voi non l'avete provato e vi ho dato questa idea, correte a comprarlo perché è ottimo. Niente, questi erano tutti i miei prodotti terminati. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Grazie.